Bella a tutti ragazzi e benvenuti, io sono il vostro Mighty Mars. Oggi siamo con un gioco molto molto bello, MotoGP 21, un gioco che adesso sta andando per la maggiore e ci sono comunque le sue motivazioni che poi andremo ad elencare. Allora, io intanto voglio ringraziare gli sviluppatori che non me l'hanno regalato e quindi l'ho dovuto comprare con i miei soldini, però sono abbastanza contento perché l'ho trovata a meno di 20 euro. Quindi diciamo che per un gioco come questo va abbastanza bene. Allora, oggi andiamo a fare una bella nuova carriera. Quindi ragazzi, direi di fare Moto3 e anzi, poi voglio un bel po' di attività su questi video, commenti, like, ok? E voglio sapere se volete una serie su questo gioco e poi voglio sapere anche quale classe volete. Io parte dalla Moto3, se poi volete fare Moto2 o MotoGP possiamo anche riniziare, tanto oggi diciamo diamo una prima occhiata e magari facciamo il primo step che è lo Sail. Allora, il calendario delle stagioni facciamo questo che è un pochino più breve. Il manager personale abbiamo il rango CB, A e S, i dati del costo del personale e il curriculum e poi ci dice le abilità manager del personale. Trattative, stipendio, capacità di ottenere offerte economiche vantaggiose, negoziazioni, capacità di portare a termine le trattative e convincere il team ad ingaggiare il pilota, ricerca contatti, capacità di trovare nuovi team interessati ad ingaggiare il pilota. Quindi io direi che comunque lei va bene con 20 punti di contrattuali e andiamo. Poi qua possiamo fondare un nuovo team oppure il contratto di un team ufficiale, stipendio annuale, anche qui aspettative di gara del team, quindi dobbiamo guardare anche quello. Qui abbiamo Sponsorama, KTM, top 15, top 10, quarta fila di qualifiche, top 10, top 5, terza fila di qualifiche, quindi direi proprio anche di no. Tanto l'ingaggio e lo stipendio annuale non è che mi interessa per il momento. Siamo nel 250 di cilindrata, top 15, top 10. A lui pagherebbe di più. Andiamo a vedere i nuovi team. Top 10, top 5, top 15 e top 10. Il Tissot Gas Gas mi piace. Da qui possiamo personalizzare la livrea. E 182. Paga un pochino di più. Io allora direi che possiamo fare benissimo quella libera perché la Tissot mi piace. Accetta. Top 15, top 10, vabbè. Allora, io non so che moto è questa. Dal cupolino davanti mi sembra un'Augusta, può essere. No, però la carena non è dell'Augusta, perché se non ricordo male il classico modello dell'Augusta, la carena era tutta unita, non c'era questo divisore, non lo so. Partiamo! Moto3. Allora ragazzi, qua vi spiego brevemente come funziona. Qua abbiamo il calendario, abbiamo il manager, abbiamo la gestione dello staff tecnico, il quartier generale e le classifica Moto3. Allora, praticamente noi qua abbiamo l'albero di sviluppo, ok, o delle modifiche del motore e del telaio. Dobbiamo studiare praticamente dei punti settimanali e i punti aumentano a seconda di quante persone ci lavorano sopra. Per esempio, sul telaio abbiamo una produzione di 200 punti settimanali, nel motore 50 perché c'è una persona sola. Per esempio, il telaio, miglioramento della rigidità longitudinale. Aumentando la rigidità longitudinale del telaio si riduce l'effetto di risonanza con il sistema sospensorio della moto e si offre al pilota la possibilità di percepire meglio gli avvallamenti e l'asperità dell'asfalto. Migliorare la guidabilità della moto consente di avere maggiore precisione in fase di staccata ingresso curva. Ok?
Quindi praticamente avete un pochino più di, credo, di aderenza e sentite un pochino meno gli scossoni, in poche parole. Mentre questo del motore, ottimizzazione della potenza specifica in combustione, massimizzando l'energia ottenibile dalla molecola di benzina in camera di combustione, si ottiene maggiore potenza specifica nel motore, migliorando miglioramento della termica e di conseguenza un notevole aumento delle prestazioni della moto. Notevole però, dice, eh? Quindi io sarei portato per fare 1,1. Vediamo se ce la facciamo. Intanto facciamo passare settimane, tanto loro studiano. Ok, abbiamo 9 settimane libere. Allora, settimana 10, Losail, Qatar. Qui possiamo fare le prove libere. Prove libere 3, giri di warm-up. Prove libere 2, classifiche 1, gara e classifiche 2. Allora, io le classifiche solitamente le faccio, però il problema è che succede sempre qualcosa e arrivo ultimo. Quindi io ultimo per ultimo le salterei. Magari la prossima volta facciamo anche Un le qualifiche. saluto a tutti i telespettatori dalla penisola del Qatar. I riflettori che illuminano a giorno il circuito di Losail sono accesi e tra Eccoci breve lo qua. saranno anche i motori delle Moto3. Ci aspetta una gara all'insegna del bel tempo e l'unica preoccupazione dei piloti potrebbe essere rappresentata dalla sabbia che si trova fuori traiettoria. La sabbia, ma sei Siamo con matto? le Ma telecamere sulla griglia di spazzatela! partenza dove tutto ormai si è Non ho capito. interrotto. Sembra Allora, difficile ingegnere fermare di un pista, monoposto qua girato possiamo in fare delle 1,3 piccole con un modifiche, motore siccome conosco già un monoposto pochino la sbilanciato. moto. Sembrano Io decisamente metterei un chiari. po' Fa di... bene Losail ad avere le idee piuttosto chiare sull'assetto della moto. I tecnici del suo team Allora, si sono riuniti stabilità, intorno a lui e gli hanno partito il sbanchettamenti ce programma l'ha per un costruire un pochino. ottimo CG. Ok, poi Pilota e meccanici si sono investiti adeguatamente accelerazione, se mi sulla metti scelta un della po' moto, di forse sono vicino ad una soluzione per guadagnare tempo in qualche altro settore della pista. accelerazione mi va anche bene. E poi la Pilota e voglio anche meccanici un si pochino più investiscono di dedicatamente sull'assetto della moto, forse sono vicino ad una maneggevolezza, soluzione per una guadagnare piega un tempo in pochino più qualche altro veloce. settore. Allora, adesso possiamo scegliere, andiamo al tracciato, possiamo scegliere le gomme. Dobbiamo, io opterei per le medie, terreno asciutto, anche perché quelle morbide si consumano subito. Siamo ultimi. Ok. Eccoci alla griglia di partenza. Siamo qui a Doha e i piloti sono già pronti. Vai, chi come al solito è ultimo. E si parte. In bianco. Molto carino in bianco, molto figo. Allora, lab in basso, ragazzi, abbiamo il consumo delle ruote. Mi piace molto perché è diviso in tre parti, due laterali e uno centrale, sia anteriore che posteriore. Poi sotto abbiamo tutte quelle indicazioni TCS, AV, EBS e Power 3. Power 3 praticamente è il consumo di benzina, che più è alto più benzina consumiamo. Per farvi un esempio, in Power 3 abbiamo in media un'attacca di consumo a giro, quindi un po' troppo alto, non possiamo fare tutto il Power 3. Voilà questa curva! E quindi diciamo che bisogna un po' saperla gestire. Poi il resto praticamente diciamo l'aderenza a discapito della potenza motore o diciamo la stabilità o la forza frenante a discapito del motore, insomma un po' tutte queste cose. Io solitamente le lascio, il massimo è 5, le metto a 4, perché comunque siamo un po' ultimi, eh? Ma la gara è ancora lunga e mighty piano piano. Se non fa cagate, l'importante ragazzi è non cadere, che la cosa principale,
e soprattutto non farsi spernare dagli altri, cosa che al momento non è un problema perché siamo leggermente ultimi. Allora, magari anche un po' troppo. Ah, la V lo possiamo mettere a 1 perché essendo una cilindrata piccola, ecco qua in power 3 si era un power 2. Ecco, la V a 1 perché praticamente è l'antimpennamento. L'antimpennamento a noi al momento non ci serve perché essendo una cilindrata bassa non impenna. Che ora adesso ho fatto un giro in power 3, abbiamo consumato un'attacca di benzina, adesso gli altri giri li facciamo in power 2, tranne per la dirittura d'arrivo che spingeremo sempre un po' di più. Ecco che il Mighty ha recuperato un pochino. Easy Dial, nome difficile da commentare, lo vediamo in lontananza, a diversi secondi di svantaggio. Non so come la prenderà il team di Mighty, se partirà ultimo e arriverà ultimo. Al momento non c'è gara per questo New entry della MotoGP. Aspettavamo tutti un esordio molto più ammiccante. Anche se al momento sembra abbastanza agile nelle sue curve. Forse dovrebbe azzardare un attimino di più. Ma molto probabilmente anche dovrà prendere confidenza con la nuova moto. Ecco che si avvicina molto lentamente. Cioè sembra molto lentamente. Genovese, diventato. Cazzo, questo è no buon. Ed ecco che con questo erroraccio si aveva acquistato qualche secondo dall'ultima posizione e l'ha subito persa. Qui vediamo nel drittone della pista se riusciamo a mangiare qualcosa. Ed ecco il primo sorpasso. Abbiamo anche il cugino di Rossi. Porca troia, mi ha toccato. Maledetto. Il cugino di Rossi, MotoGP3, che vuole bastone. Vuole seguire le orme del grande Valentino Rossi, vediamo se ce la farà. Al momento non sembra promettere granché perché anche lui è nelle ultime posizioni. Mamma mia! Rischio! Imbarcata della moto! Sempre nelle ultime posizioni, mentre la pancia pilota, e però cazzo ti fermi i freni davanti, cioè non posso sparire nel nulla. Vediamo che la pancia del gruppo si sta sempre più allontanando, diventando quasi un miraggio. Ormai ti non demorde. Purtroppo questi errori non devono accadere, altrimenti sarà sempre più difficile recuperare. Anzi, comunque sono dei maiali questi, oh. Vediamo Mighty nello slancio.
Cerca di recuperare più posizioni possibili. 22esimo. Vediamo se riuscirà a mantenere questa posizione fino alla fine. O meglio ancora recuperare la pancia del gruppo, che sembra essere molto vicina. Non si devono commettere errori. Occhio anche al livello di benzina, che sembra scendere notevolmente. Curva presa ottimamente. Vediamo questa, che è una delle curve più difficili del circuito, presa molto molto bene. Ma ti sembra molto deciso a voler mangiare secondi su secondi. Erroraccio, erroraccio. Ha perso tutto quello che aveva guadagnato. Bisogna evitare questi errori del manga. Ricordiamo che l'obiettivo è arrivare almeno 15esimo, l'obiettivo del team prefissato. Altrimenti questo potrebbe inficiare sul contratto del nuovo arrivato. Noi vorremmo vedere il buon Mighty ancora per molto tempo sulle piste, ma il ragazzo ha molta strada da fare. E la MotoGP non è certo per l'ultimo arrivato, bisogna lavorare molto, credo anche sulle prestazioni della moto stessa, oltre che sulle prestazioni del pilota. Ecco, inserito il Power 3 sulla dirittura di arrivo, vediamo quanto riesce a mangiare ancora. Superato Falak Fernandez, e 19esima posizione per noi. Vediamo se riuscirà a mantenere questa posizione. Power 2 di nuovo, occhio alla benzina che sta calando drasticamente. Sarebbe veramente un grave errore da parte del pilota arrivare alla fine senza benzina, ma siamo già su 5 giri su 6, quindi la benzina dovrebbe essere più che sufficiente. Qua ha perso qualche secondo, troppa indecisione, deve spingere un pochino di più sull'acceleratore, ma credo che Maretti è arrivato a questo punto. Non vuole assolutamente rischiare, vediamo se si accontenterà di una 19esima posizione o cercherà di mangiare qualche altra posizione, ma vedo che comunque non si sta prendendo molti rischi. E vedremo se alla fine della gara non prendersi molti rischi pagherà oppure resterà troppo indietro. Però sembra che si stia comportando abbastanza bene, riesce comunque a tenere il passo almeno nella pancia del gruppo, partendo ultimo. Non è che sia proprio scontato. Ecco l'errore solito, questa curva la soffre. E ormai anche la seconda, purtroppo ha perso molti secondi qua, ragazzi. Questo è un circuito purtroppo che dove sbagli una curva poi si è messo male anche per la seconda. Quindi vediamo se qua sorpasso di nuovo di Salak e di nuovo 19esima posizione. Purtroppo ha perso molti 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 secondi. Sarà difficile adesso recuperare, ma vediamo che Mighty comunque riesce adesso a vediamo se deciderà di rimanere tutta la gara in Power 3.
E a questo punto dovrà rischiare e spingere un po' di più se vorrà una posizione migliore. Le gomme sono quasi finite, quindi dobbiamo anche stare attenti a quello. E siamo vicini forse al sorpasso. Vediamo, non ci devono essere errori. Non ci devono essere errori, non ci devono essere contatti. Attenzione, attenzione, l'ho detto appena adesso. Contatto molto pericoloso perché era in piega. No, dobbiamo cercare di non fare errori. Rischio, rischio. Il Shuttle Cordolo è qua e ce l'ha preso pieno, l'ha superato addirittura. Purtroppo l'inesperienza, ragazzi, in MotoGP non paga. Anche se siamo nelle cilindrate inferiori, la GP non permette molti errori. Vediamo comunque, sta in scia, riesce a stare in scia per il momento. Vediamo questa curva, ok, un po' larga, ma ci sta tutta. Ultimo sprint, qui se la deve giocare tutta, almeno superare Renati. Ok, superato 17esimo, comunque non riesce. 17esimo, vediamo Maeti non molto contento. Stanno completando il giro di rientro. Sfruttiamo questi momenti per capire la 17esimo. classifica finale della Moto3. Diciamo che si poteva pretendere qualcosina di più, c'è stato qualche errore di troppo e speriamo la prossima volta in una riuscita migliore, soprattutto alla qualifica. Va bene ragazzi, io direi che per il momento è tutto, purtroppo non siamo riusciti a superare gli obiettivi del team, quindi perdiamo comunque un po' di crediti, ma il nostro stato contratto è per il momento ancora sicuro, mi è rimasta la voce del commentatore. Abbiamo superato il miglior tempo in gara, quindi abbiamo preso un po' di punti di ricerca. Ok, e quindi ragazzi fatemi sapere, non riesco più a uscire la voce del commentatore, fatemi sapere se vi piace, se volete una serie, fatemelo sapere nei commenti, scrivete e poi in base alle visualizzazioni, in base ai like, in base ai commenti deciderò il da farsi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina per le notifiche, canale Twitch, canale Discord e Instagram. Ok, ragazzi, alla prossima, ciao a tutti!